dire un nome. Mari. Ti svegli? Mamma mia. Sbrigati, è ora di cambiarti, è tardi. Ma dove mi trovi? Buongiorno. Buongiorno. Perché è qua? Rispettare l'ordine della figa. Chiuso. Silenzio. Vietato fumare. Scusa, non è vietato. Io faccio come mi pare, hai capito? Ah, tu fai come mi pare, hai capito. Ma che è successo qua? Ma non mi trovo qua, è tutto bianco. Che attenzione, non è soltanto. Vai di corsa a prendere il borsone. Non mi posso fidare di nessuno. Dove mi trovo qua? Senti, non puoi fare domande. Ah, non posso fare domande? No, per solo limitarsi a rispondere. Ah, ho capito. Quindi domande non me le fai, non posso né parlare, né fare. Vabbè, ho capito. Tanto queste scarpe sono per me, almeno. Sì. Proviamo su la mia, eh. È proprio la mia misura. Ma questo con tanto spazio sul borsone lo devo buttare addosso a me. Eh? Proprio addosso a me lo doveva buttare. Mamma mia, come pesa? Fa male. Ah, che dolore di reni. Mamma mia. Dove ci troviamo qua allora? Quante volte ti lo devo ripetere? Le domande tu qui non le puoi fare. Puoi solo limitarti a rispondere. Ah, ho capito. Ma qua fa freddo comunque. Dallo sto maglione, ma che fa freddo qua. Vediamo se mi va questo. Tu bianco qua con un maglione. Ma che? Tu dici, girate un po' voi due. Girate un po' voi due. No, ti muovi? Va bene, sei arrivato. Scusa, ma chi sono queste due belle fanciulle? Sono delle amiche di Marta. Anche una Marta di Sara. Ah, ho capito. Tu sei Sara? Amica di Marta. Ah, sì. Marta, amica di Sara. Sì, ho capito che siete Sara e Marta, ma dove ci troviamo qua? E chi siete voi con queste girate un po'? Ciccione, Ciccione, mi prendi il numero! Oh, Ciccione di lato nonna, hai capito? No, sono scostumato, state voi! Oh, mamma mia! Mamma mia, che calcio! Vabbè, è meglio che andare, va! Mamma mia! Ciccione, Ciccione, mi prendi il numero! Vabbè. Dai, Sara, prendi le scarpe. Ciao, è meglio che me ne andate, ha detto bene. Tu sei zitto. Posso parlare? Posso solo rispondere? Senti un po', ma visto che non posso parlare, non posso fare domande, posso almeno sapere tu chi sei? Chi sono? Forza. E va bene. Hai capito chi sono? Oh, Gesù. Angelo Custode. Ma che sei, l'angelo custode mio? Sì. È un angelo custode donna? Eh no, il razzismo qui no, eh! Ma chi è che parla di razzismo? Dico, ma almeno come ti chiami? Mi chiamo Giovannina. Ah, ho capito. Senti, mi vorrei fare qualche altra domanda ancora io. Posso chiederti delle cose? Vediamo, dipende. Ah, ho capito. Dipende. Oh, questa è talmente antipatica, mi dovete credere, che gli darei una botta in testa e la manderei all'altro mondo. Mi sa proprio che sei un bel broccolone! Ma parlare dell'altro mondo? È un bel broccolone, capito? No? Vabbè, comunque senti. Certo che qua di aria ce n'è parecchio, c'è manco una volta poi qui, ma infatti qua di aria ce n'è in abbondanza ed in più è pura! Ho capito che è pura, però pure non pure, io sento freddo, poi mi sono messo sto coso addosso, meno male. Senti, visto che non mi vuoi dire niente. Potrei sapere almeno a che cosa serve questo borsone che mi hanno portato? Va bene, questo te lo concedo. Ci sono dei vestiti estivi ed invernali. Insomma, la temperatura è variabile da un tunnel all'altro. Non si sa dove andrai. Sì, un momento, E questo ti volevo chiedere io. Per esempio, che cosa sono questi tunnel? Tunnel numero 2, numero 3 con la colomba, numero 4 stanno i palazzi là, numero 1, sono numero 2 di fiamme, così.
Ma che sono questi tunnel? E poi io per mettere questi vestiti, chi è che mi dirà in quale tunnel devo andare? Te lo dirà il signore con la chiave d'oro. Il signore con la chiave d'oro? Ma che personaggio strano che andate a capitare a me! È brutto pure questo, mamma mia, tutto sciangato. E che cosa? Ha fatto una curetta. È stanco, è nato stanco. Però. Che deve fare? Ma tu zitto un attimo, no? Fatica. Aperto per distribuzione numeri. Hanno aperto la bottega, il negozio, bravo.